Cari amici tutti, la buona giornata. Oggi mi è venuto in testa una cosa anomala perché boh, forse qualcuno l'avrà fatto sicuramente, però considerato che i miei fan sono un po' tutti fuori di testa, ho pensato di comunicare loro la stessa mia sensazione. Allora, ho deciso di fare una cosa strana, ma perché non lo so, vabbè. Intanto un saluto a tutti, chiaramente. E sono stato stamattina al supermercato, così ho detto, ah, mi serviva il latte. E io ho detto, ah, voglio prendere le mele e arance. Adesso mi è venuta la mania delle arance con le spremute, vabbè. E ho detto, ma voglio prendere le mele e poi voglio fare sta cosa. Ho preso delle mele normali, dopo ognuno prende il gusto che vuole, tipo, eccetera. E ho detto, mi faccio una mela così, no? Poi ci metto, questo è il tagliato così, una basta perché il contenitore è piccolo. Poi dopo ho detto adesso voglio provare a metterci intanto del limone, perché sapete che la mela tende a diventare come dire un po' si scurisce, no? Ecco, e dopo ho detto metto dell'acqua. Poi ho detto, ma perché invece dell'acqua non ci mettiamo il latte? Oh, ho detto di provare, io sono quello che prova di tutto, porca puttana, se non ci mette il naso dentro. Poi casomai ho detto, se fa schifo, male che va, buttiamo via una mela, insomma, è che andiamo in fallimento, no? E ho fatto sta cosa, quello che sto dimostrando. E vi consiglio di farla, per dire, a volte uno vuole fare merenda, non ha voglia di mangiare, o farsi qualcosa di anomalo, va bene anche come sorbetto, eh? Adesso vi faccio vedere, poi è semplice, no? Procedimento, tagliate la mela, insomma, non è che ci voglia lo studio qua, ecco così, e poi ci si mette. A me piace molto zuccherata, perciò la cosa, sono un amante dello zucchero, anche se dice fa male, farà male, me frega niente. Ci mettete un po' di limone, quello così, ma questo serve solo per evitare che diventi nero. Poi ci mettete il latte, questo è il latte che trovate un po' da tutte le parti, latte così. Poi ci mettete 2 cucchiai, io vado un po' di più, io vado un po' di più, nel senso che mi piace molto, uno, due. E ci metto 3 cucchiaini di zucchero, così, ok, poi naturalmente buttiamo via queste, sono le bucce, ma è facile, ci vogliono 2 minuti a farlo, forse la scocciatura maggiore è quella di dover pulire. Poi ci mettete sul coperchietto, se è fatto così, questo apparecchio è fatto in questo modo, facciamo l'incasto. E adesso proseguiamo alla tritatura. C'è da lavare un po' di roba perché dopo alla fine, vedete, si inzozza. Questo va in lavaggio, questo va in lavaggio, ecco, viene fuori una cosa del genere, una crema fantastica, sembra quasi un sorbettino. Vi garantisco che dire che è buona e dire poco. Questo va bene come colazione, va bene come merendina mattina, e si può. Adesso non ho provato l'arancio come si dice, col limone, col latte, però ecco, è tutto. Un saluto, ciao ciao.